Ragazzi, buongiorno a tutti. Stamane vi mostro l'innesco dalla Cozza Nera a Frutto per le ore del picnic. Stamattina abbiamo delle cozze veramente micidiali, giganti. Siamo in pesca, abbiamo provato svariate esche, ma a quanto pare stamattina i pesci vogliono mangiare. Proviamo con un altro innesco. Innanzitutto sgusciamo le cozze. Io direi che anche tre fanno questo. Abbiamo le canne in pesca, quindi un occhio all'innesco e un occhio alle canne. Abbiamo le cozze belle fresche, comprate stamattina. Ok. Il nostro amico filo elastico e il nostro amico ago. Queste sono delle cozze esagerate, sono 29 grandi, però io amo pescare con esche grandi, voluminose e succulente, quindi non ho più capito. Avvolgiamo col filo elastico, facciamo un po' di giri, questa è una. Io direi che con una birra e una focaccia queste andrebbero più che a birra anche. Ok. Una. Questa è la seconda. E ne mettiamo una terza. Le canne sono in pesca. Però a quanto pare non lo gradiscono. Proviamo magari anche mettendo la cozza, vedremo che cosa succede, magari si cambia qualcosa, non trovo il capo del filo elastico. Ok, questa è la terza cozza. Ora e vi mostro il mega innesco. Allora ragazzi, amo del 2-0 perché ovviamente prendiamo sempre una qualcosa di bello grande. Peschiamo la prima, peschiamo la seconda e peschiamo la terza. Ora se vogliamo fare un innesco più compatto, un altro po' di giri elastico e lo compattiamo tutto insieme. Io ovviamente ne metto tre perché a me piace pescare così, però voglio dire anche due pezzi andrebbero più che bene. Andiamo a combattere tutto. Scendiamo l'innesco, questa è la mia mano e questo è l'innesco. Ragazzi, se avete domande, dovete scrivere.